La prima riflessione è che in un momento di così grande rilevanza per le scelte politiche che riguardano il destino del federalismo, uno degli interrogativi più importanti riguarda il come saldare storia, dottrina e politica. Mi pare che questo sia uno degli interrogativi più importanti, che ovviamente non è il caso di sciogliere in questa sede per mille motivi. Ciononostante, resta in un momento straordinariamente importante per la Sardegna, per le nostre comunità, come, quando e perché ricorrere alla storia, alla dottrina e alla politica, e come operare una sintesi politica, perché alla politica spetta il compito di fare la sintesi. Alla Fondazione Sardinia va il plauso della CISL per aver organizzato questa iniziativa, anche se dal punto di vista organizzativo mi rendo conto delle difficoltà. Sarebbe stato cosa utile evitare la frantumazione dell'ascolto. Gli storici, la politica, la società. Un'altra opportunità probabilmente potrebbe essere offerta in una interlocuzione che consentisse di saldare questi diversi momenti della rappresentanza. La terza riflessione riguarda il quesito che pure ha posto Vanni Lobrano: un federalismo, molti federalismi. Sul fronte dottrinario è naturale che esista, e non lo è neppure tanto, un federalismo. Dal punto di vista politico e anche dal punto di vista storico c'è una molteplicità di accenti e di voci che mi ricordano il racconto di un mistico del 1200, un poeta che in un racconto titolato L'elefante così diceva: alcuni indiani, volendo esibire un elefante, l'avevano messo in una stanza buia e molta gente si era calcata per guardarlo, ma la troppa oscurità non consentiva di vedere l'animale. Così, per farsi un'idea di come fosse, tutti tendevano le mani. Uno afferrò la proboscide e dichiarò che l'elefante sembrava una canna dell'acqua. Un altro palpò una delle grandi orecchie e disse che doveva essere un enorme ventaglio. Un altro ancora toccò la zampa e pensò di avere a che fare con una colonna. L'ultimo, infine, appoggiò le mani sul suo dorso e dichiarò che si trattava di un vasto trono. A seconda della parte che veniva toccata, cambiava la descrizione dell'animale. C'era dunque chi lo chiamava in un modo e chi lo definiva in un altro. Questo racconto di questo poeta mistico, per inciso era un afghano, del 1200, descrive molto bene lo stato del dibattito sul federalismo, dal punto di vista dottrinario, dal punto di vista storico. Ma dal punto di vista politico, oggi, quel che conta è che la definizione delle diverse parti possa trovare una sintesi politica in grado di fare fronte alle drammatiche esigenze che vivono oggi le nostre comunità sul fronte del lavoro, sul fronte del sociale, sul fronte istituzionale, sul fronte dell'autonomia del nostro popolo. Per questo motivo io avrei preferito, anzi, il suggerimento è di realizzare, il suggerimento a Sardini, a noi stessi, di dare continuità all'iniziativa di oggi, consentendo di realizzare una saldatura anche nella fase del confronto tra le diverse istanze sociali, politiche e istituzionali. E ciononostante, questa è un'opportunità eccezionale, perché consente a ciascuno di noi, in un momento così importante, di collocare i nostri interrogativi
gli interrogativi di chi rappresentiamo, non a titolo personale, dentro la dottrina, dentro la storia, dentro soprattutto le scelte politiche che attiene il popolo sardo prima ancora che il sistema politico regionale e il sistema istituzionale regionale. Per quel che concerne l'oggetto della mia comunicazione, alcune riflessioni sono propedeutiche alla proposta della mia organizzazione sul Patto di Sardi e sulla nuova carta statutaria dell'isola, con la istituzione soprattutto dell'Assemblea Costituente del Popolo Sardo. La prima di queste riflessioni riguarda i nuovi orizzonti dello sviluppo. Per quel che riguarda il governo delle risorse, del progresso della nostra isola, siamo di fronte in questa fase a una caratteristica che probabilmente non si è ripetuta con questi aspetti, con questa urgenza in altre fasi della nostra storia. Cioè siamo di fronte ad una forte compenetrazione tra gli obiettivi dello sviluppo economico, sociale e culturale e le riforme istituzionali. C'è una forte compenetrazione che assegna caratteristiche originali alla fase che stiamo vivendo. Infatti, le dinamiche economiche privilegiano una competitività per sistemi territoriali integrati. La sede dell'accumulazione della ricchezza non è soltanto l'impresa. Pesa la qualità della presenza istituzionale, del lavoro, dei fattori che caratterizzano la zona. Quel che conta è soprattutto la direttrice di marcia individuata dall'intero sistema territoriale sui nuovi orizzonti dello sviluppo, in cui nuovi paradigmi inducono a ripensare le iniziative non solo sul versante dei soggetti e degli strumenti, ma anche a rivederne la stessa idea di sviluppo. Non solo accumulazione del capitale, ma sviluppo che attiene ad una migliore distribuzione delle risorse e dello stesso capitale accumulato e ad una crescita di fattori umani ed ambientali. Ambiti questi che necessitano comunque di un'efficacia e di un'efficienza dell'intero sistema locale. Ma l'efficienza migliora dove c'è un sistema di valori. Non c'è un'efficienza e un'efficacia a prescindere dai valori. Un sistema che fa riferimento in primo luogo al principio di legalità, a quello di eguaglianza, ai diritti della persona. In primo luogo dove c'è un processo deliberativo aperto, cioè un sistema di interlocuzione diffuso che realizza un processo di formazione delle opinioni democratico e partecipato. C'è Albert Hirschman, non so se la pronuncia è corretta, che ha scritto nella retorica della intransigenza che una democrazia acquista legittimità nella misura in cui le sue decisioni sono il frutto di un processo deliberativo aperto, pienamente dispiegato, che coinvolga i suoi principali gruppi, corpi costituiti e rappresentanti. Il processo deliberativo è inteso qui come un processo di formazione delle opinioni. I partecipanti non debbono cioè avere opinioni pienamente, o meglio, definitivamente formate a prescindere in partenza. Da loro ci si aspetta invece che si impegnino in una discussione reale, ossia che siano pronti a modificare le opinioni iniziali alla luce degli argomenti addotti dagli altri partecipanti e anche per effetto delle nuove informazioni che si rendono disponibili nel corso del dibattito e quel che occorre perché il processo democratico divenga autopropulsivo e acquisti una duratura, stabilità e legittimità. E questa è una procedura di rilevanza nella formazione delle decisioni relative alle iniziative per il lavoro, lo sviluppo e le riforme. Lungo queste stesse coordinate si muove la riflessione di Melchiorre e Vigna in alcuni passi di un loro scritto titolato La politica e la speranza, soprattutto quando Vigna sostiene che la cultura del punto di vista come verità parziale può essere integrata da possessori di altre verità parziali. Non si è di fronte a una sorta di relativismo culturale, ma ad una proposta operativa di concepire il dialogo a favore di tutta l'unità del sistema. Sui temi dello sviluppo e nel rapporto con le riforme istituzionali, l'aspetto predominante è il ruolo della politica come capacità di orientare e la discussione
e la progettazione di vita comune. L'altra riflessione utile ad una lettura delle proposte in tema di riforme, sviluppo e patto di Sardi è connessa alle ulteriori e profonde motivazioni dell'attenzione del sindacato sardo a queste problematiche. Sulle riforme, sulle questioni istituzionali, il nostro interesse risiede nei bisogni oggettivi, ma sta dentro la stessa storia del sindacato sardo, sindacato dell'autonomia e delle autonomie, e per il ruolo che abbiamo avuto nel radicamento e sviluppo degli obiettivi dell'autonomia speciale della Sardegna. L'attenzione alle istituzioni è sempre stata presente nelle lotte per il lavoro, le riforme, nella partecipazione alla programmazione dello sviluppo, nella concertazione sui documenti più importanti del governo della regione, implicitamente nella dimensione e cultura regionale del sindacato sardo. Una parzialità, quella sindacale, che si è fatta dunque carico degli interessi generali e del progresso delle nostre comunità. Anche rispetto al modello nazionale, quello sindacale, intendo, che si proponeva come modello centralistico da adattare alle specificità regionali. Mentre infatti le regioni restavano realtà periferiche, la Sardegna, intendo il modello sindacale confederale sardo, dopo i primi 10 anni è evoluta in una storia diversa e autonomistica sia sul versante organizzativo che politico. Sugli argomenti istituzionali e della democrazia non si riscontra quindi solo una particolare e peculiare sensibilità di tipo culturale, è che il sindacato confederale sardo nel suo insieme è stato protagonista e partecipe delle lotte per l'autonomia e la rinascita. Le lotte per lo sviluppo e il lavoro si sono realizzate dentro gli obiettivi della specificità sociale, economica e culturale della regione e delle istituzioni, e hanno consentito di allargare gli spazi della democrazia e della libertà. L'altra riflessione riguarda la partecipazione del sindacato alla programmazione dello sviluppo e al rinnovamento delle istituzioni. È una partecipazione che ha segnato la vita delle nostre comunità e le vicende più rilevanti della Sardegna. Si può dire che la specialità ha in effetti alimentato una maggiore partecipazione alla vita democratica e motivato per un lungo periodo le rappresentanze e le leadership regionali e locali. La quarta riflessione riguarda il nuovo modello di democrazia, che è parte fondamentale e prioritaria dell'esercizio della funzione sindacale. Oggi, solo apparentemente, nelle sue dinamiche superficiali è in atto un conflitto redistributivo. Certo, c'è anche quello, e dobbiamo evitare che volga verso un modello corporativo indotto dal risanamento dei conti pubblici, dalla riduzione consistente del tasso di inflazione, dalla ripresa produttiva mondiale, che pur non intaccando gli equilibri delle due Italie, consente anche all'economia e alla società italiana di far fronte con difficoltà e sperequazioni al patto di stabilità interno e ai vincoli dell'Unione Europea. Ma da qualche anno l'oggetto vero del contendere, il conflitto e le contraddizioni che segneranno la lunga durata della storia e delle relazioni riguarda il nuovo modello di democrazia e al suo interno la nuova ripartizione del potere e dei poteri, la riforma della forma di Stato, una rinnovata ubicazione e configurazione della sovranità e della legittimazione, il riposizionamento del sociale e delle sue rappresentanze. Ecco perché, come già sottolineato, le caratteristiche di questa fase della nostra storia sollecitano un impegno straordinario in termini di passione, riflessione, proposta e iniziativa politica. Certo, si è ancora in una fase informe di questa evoluzione verso una nuova democrazia. È però più che evidente che il mutamento dello Stato, dentro una crisi delle costituzioni, come fondamento delle istituzioni, delle imprese e del sindacato. Sono in movimento, cioè, tutti i tasselli che andranno a comporre il nuovo modello di democrazia e le stesse forze che determineranno i nuovi diritti e doveri di cittadinanza. Il sindacato sardo è protagonista di questa fase per partecipare al governo delle scelte connesse all'accumulazione della ricchezza, all'equa distribuzione e all'affermazione dei diritti e dei doveri di cittadinanza. Dunque, il federalismo come patto e la democrazia di contratto come nostro terreno di lavoro nella difesa e nella tutela del lavoratore, ma pure negli aspetti che coinvolgono il rapporto tra rappresentanze sociali e istituzioni, tra comunità locali e istituzioni a diversi livelli. Come sostiene qualche autorità della materia,
Il patto di fedeltà sta allo Stato ottocentesco come il contratto sta al federalismo, e la crisi delle costituzioni come fondamento e come valori immutabili è la crisi di questa forma di Stato. Non è, come taluno dice, la crisi della politica causata dalla tecnica o la crisi dell'idea di progresso. La CISL e il sindacato confederale è per una democrazia di contratto, cooperativa, competitiva e solidale. Per la Sardegna, dentro questi processi resta aperta la questione della sua specialità e del federalismo interno. In questa direzione, e sto andando a chiudere, è prioritario e necessario rimeditare sul nostro cammino di popolo e rimotivare le adesioni ai valori fondanti del nostro patto di convivenza civile e politica. Su tutti questi argomenti e nelle dinamiche in atto manca ed è invece utile una sintesi politica all'altezza della fase costituente della democrazia e che abbia come riferimenti forti il federalismo, l'unità europea, ma soprattutto la necessaria e indispensabile solidarietà tra persone, istituzioni e territorio. Certo, bisogna tener conto che in Sardegna si è esaurita la spinta propulsiva delle idee forti, l'autonomia e la rinascita, ma da qui è necessario ripartire per rimotivare i valori e le opzioni di un nuovo patto tra i sardi, riforme, nuovo tutti i territori dell'isola e che preveda la rappresentanza delle comunità locali nel Consiglio regionale, che affronti le questioni dello sviluppo, della sussidiarietà e dello sviluppo locale, del lavoro, della competitività, della formazione e dell'istruzione del federalismo interno. L'Assemblea Costituente abusando, in questa direzione non è solo un atto formale e normativo, ma un momento che sancisce il riconoscimento, la condivisione e l'attuazione della nuova volontà del popolo sardo, ma è anche un modo per rilanciare la politica nella direzione indicata dai promotori dell'Assemblea Costituente. Si tratta cioè di dare vita anche a un nuovo gruppo dirigente che in Sardegna si faccia carico delle scelte politiche importanti che, come dicevo in apertura, attendono la nostra isola. Grazie.